Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Iniziamo oggi il set dedicato alla Pepsi con delle lattine veramente stupende esteticamente, poi bisogna capire anche se i loro gusti se stanno schifo, se sono ottime. Oggi ovviamente come possiamo iniziare chiaramente questo gruppo dedicato alla Pepsi? Ovviamente con la originale Pepsi, Pepsi normale con questo formato di qua. Probabilmente porterò anche l'altro formato, però italiano, ribadisco però che questa si andrà in collezione, ma quella più stretta no, perché io preferisco collezionare lattine di questo formato praticamente. Adesso cambio inquadratura nel dettaglio questa lattina. Eccomi qua con la Pepsi normale, lattina classica, con il logo della Pepsi che spesso viene anche modificato, mi pare che questo è già quello nuovo addirittura. Pepsi, qua abbiamo scritta Pepsi praticamente. La tecnica si presenta blu, dopodiché cosa abbiamo qua? La scritta di nuovo Pepsi. Qua abbiamo il livello calorico di 61 calorie per 100 ml, lattina da 330 ml praticamente. Il prodotto di questa lattina è Ball, possiamo leggere qua, con anche la scritta e il logo di Pepsi Cola. Poi qua in basso abbiamo la raccolta differenziata, il numero verde praticamente. Dopodiché, perché c'è stampato carta? Dovrebbe essere plastica in teoria, vabbè. Dopodiché poi qua abbiamo praticamente i valori nutrizionali scritti in questa parte di qua, con sotto praticamente gli ingredienti, anzi gli ingredienti sono scritti sopra, sotto sono, praticamente sotto qui possiamo trovare dove è stato lo stabilimento dove è stata prodotta questa bevanda praticamente, cioè, chiaramente in Italia, in Milano Fiori, Asiago, Milano Fiori. Sopra abbiamo gli ingredienti perché questo posso fare anche il video e leggere. Poi abbiamo la scansione del prezzo. Sopra linguetta e collo normale di alluminio, nessuna colorazione particolare. Sotto abbiamo poi la scadenza. La lattina è scaduta. Non si comprende. Sbiadita. Penso di no perché leggo un 25 e gen, quindi probabilmente potrebbe essere che scada a gennaio 2025. Forse qui c'è il giorno, ma non è comprensibile purtroppo. E niente, adesso andiamo con l'apertura. Mettiamo fuoco, perfetto. Però lo attiva subito. Classico odore della Pepsi, non può avere un odore strano, essendo che la Pepsi è una bevanda classica in commercio in Italia. Colazione praticamente molto, molto schiuma, molto simile, quasi uguale alla Coca-Cola normale. Vabbè che comunque quello è uguale perché essendo che la Pepsi diciamo che di per sé è la rivale della Coca-Cola, non c'è trasparente logicamente perché ha la stessa colorazione della praticamente Coca-Cola. Va bene, adesso cambio l'inquadratura e la vado a provare. Rieccomi qui con la Pepsi normale. Devo essere sincero, era da tanto, da un bel po' di tempo, che non ripetevo la Pepsi. Ho sì ripetuto la Pepsi, ma solo quella al limone. Quella classica era da un po' di tempo. Devo essere sincero comunque, nonostante la Pepsi costi abbastanza nettamente di meno rispetto alla Coca-Cola, è più buona. Non so perché, ma preferisco 30 volte la Pepsi che la Coca-Cola come bevanda. Ripeto, la Coca-Cola ha fatto anche battine con gusti particolari, promozioni, quelle sì, magari potrebbero contrastare secondo me la Pepsi. La bevanda di per sé non sembra essere chimica. È troppo dolce, anzi forse leggermente dolce, proprio un tantino, si percepisce che forse ci sono un po' troppi zuccheri. E non è neanche troppo gasata. Diciamo che si di per sé ha una dolcezza un po' più elevata di alcune bevande.
essendo che questa è la Pepsi classica, non la penalizzo perché comunque di per sé è la bevanda originale di tutto. Poi, ovviamente, quando porterò quella Zero, quella Max, quella così via, quelle avranno sicuramente un voto più basso. Quindi, sì, Pepsi, voto finale 10 su 10. Voto che se probabilmente realmente si meriterebbe questa bevanda sarebbe 9,5. Per il fatto che è un poco troppo zuccherata, secondo me. Vediamo quanti zuccheri c'ha. 15 grammi di zuccheri. Per porzioni quanto? Accende in verde 4 grammi. Tutta la bevanda ha 15 grammi di zuccheri, che non sono neanche tanti, strano, però la percepisco che è molto zuccherata. Perché diciamo che di per sé, se avesse avuto tanti zuccheri, come ad esempio è l'estate, avrebbe senso. Strano. Va bene, anche se questo video è piaciuto, mi lascia un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!